Allora, ieri Parigi è stata attaccata, c'è la rivendicazione dell'ISIS, cosa ne pensa in merito il giorno dopo? Io penso che ci si dovrebbe appellare all'articolo 5 dell'accordo NATO, cioè quando viene attaccato uno Stato membro con violenza, tutti gli Stati membri devono decidere una strategia comune di risposta. È stato fatto così dopo l'11 settembre statunitense, obiettivamente questo non è neanche il primo 11 settembre europeo, perché abbiamo avuto Madrid, abbiamo avuto Londra, abbiamo già avuto Parigi. Bisogna iniziare a fare dei ragionamenti seri e comuni, senza cadere nella polemica politica, senza speculare, però basta essere bravi a commentare in Europa e non troppo bravi a reagire. Un'ultimissima domanda. Secondo lei il rischio in Italia è elevato, anche perché questa mattina si parlava di annullare il Giubileo, addirittura qualche voce in merito? Cosa ne pensa? Io penso che bisogna chiederlo al Ministro dell'Interno e a chi ha sotto controllo la situazione. Certo è che è stato dimostrato anche ieri che quando questi attentati sono già sul territorio, purtroppo le reazioni e gli effetti collaterali sono devastanti, perché parliamo non di gente che crea l'attentato e poi vuole sganciarsi dall'attentato, ma gente che vuole morire nell'attentato. Quindi qua l'attività è di prevenzione e di intelligence. È vero che dobbiamo continuare a chiedere alla nostra gente di portare avanti una vita comune, ma quella gente deve pretendere dal governo, deve pretendere dalle istituzioni, da tutto noi, da tutti noi, intelligence e prevenzione, se no purtroppo dovranno rinunciare al loro stile di vita.